detto grande festa questa mattina a Librino per l'inaugurazione della Porta delle Farfalle. Pensate, si tratta della più grande opera monumentale al mondo in bassorilievo ceramico che è stata donata dal mecenate Antonio Presti, simbolo di rinascita e riscatto sociale per le periferie. Questa mattina le nostre telecamere erano presenti. Vediamo. 15 anni fa abbiamo inaugurato la Porta della Bellezza con 2000 mamme e 2000 bambini. Oggi quei bambini da allora sono diventate le mamme. La coerenza paga, la rinuncia paga. E oggi assistiamo a una manifestazione di bellezza corale dove tutti gli artisti e gli architetti non sono strumento dell'autoreferenzialità, ma sono il mezzo per restituire la visione della bellezza a tutti quanti che hanno lavorato. 20 licei artistici di tutta la Sicilia, tutte le scuole del quartiere, le associazioni, 25 grandi artisti e architetti. Ecco, tutta questa coralità fa comunità. Si trova a Librino la più grande opera monumentale al mondo di Land Art. È la Porta delle Farfalle, ideata e voluta dal maestro Antonio Presti, realizzata grazie al coinvolgimento di oltre 20.000 persone tra bambini e mamme, scuole e associazioni del quartiere, artisti e studenti dei licei artistici siciliani. Simbolo della metamorfosi di uno spazio che rinasce nel nome dell'etica, ritrovando la propria anima e parlando al mondo intero attraverso l'arte. Il bassorilievo realizzato con 100.000 formelle in terracotta ha trasformato il cavalcavia che taglia in due il quartiere in una vera e propria galleria d'arte contemporanea. Oltre un chilometro di muro che racconta la trasformazione, la speranza, il coraggio, la bellezza e la meraviglia, attraverso l'impegno di chi ha partecipato alla realizzazione di un'azione collettiva che segna un percorso spirituale di rinnovamento. Le farfalle della porta racchiudono la voglia di volare in alto, di liberarsi da stereotipi ed etichette, di ritrovare quell'orgoglio che spinge al cambiamento. Un'opera frutto dell'impegno della collettività e simbolo del riscatto sociale di tutte le periferie e non solo di quella di Librino. Periferie non dovrebbero esserci per nessuno, perché tutti quanti si devono sentire inclusi. Quindi la nostra presenza qui oggi, io spero che non sia un episodio, ma sia inserita in una progettualità che certamente vede impegnata il dottor Presti, la fondazione, tante altre persone, le parrocchie, associazioni di volontariato e sempre più il mondo politico, soprattutto coloro che in questo momento stanno progettando i loro sogni per Catania, che non sia solo un sogno di un quartiere, ma un sogno di una città che non esclude nessuna, ma con le sue mura, possiamo dire, virtuali, abbraccia tutti gli angoli di Catania. 3 anni di lavoro ripagati dalla gioia e dai sorrisi dei tanti giovani che hanno dato il proprio contributo e che questa mattina hanno potuto ammirare il risultato finale delle loro fatiche. Il progetto è durato un bel po', perché i ragazzi è già dall'anno scorso e forse anche prima che si preparano con queste mattonelle. Io sono felicissima perché per la prima volta oggi vediamo una Librino diversa che spesso invece si fa vedere in TV, perché Librino, come dice Antonio Presti, è anche bellezza e oggi sicuramente lo sta dimostrando.